Io qui faccio alcune proposte, può darsi che sono sbagliate, non sono particolarmente attenzionato allo scopo, non ammetto. Vediamo, per esempio, a me pare che il Consiglio Superiore, come dicevo adesso, così come è strutturato, è una forma di autogestione assai discutibile. Cioè, un potere centrale può essere totalmente autogestito? Come si fa a conciliare una non autogestione con l'indipendenza? È un problema da poco questo. Altri consigli superiori sono fatti in modo molto diverso. Non so se garantiscono l'indipendenza, se dici penso alla Francia, penso alla Spagna, penso ad altri. Io propongo, oggi sono 2/3 sono eletti dai magistrati, 1/3 sono eletti dal Parlamento. Propongo che 1/3 sia eletto dai magistrati, 1/3 sia eletto dal Parlamento e 1/3 sia designato dal capo dello Stato tra categorie ristrette. Ex giudici costituzionali, autorità di particolare rilievo, cioè persone che non devono fare carriera, per capirci, e che possono essere, come dire, un elemento di equilibrio. Non va bene questo sistema? Beh, vediamo qua. Che l'attuale sistema vada bene, io lo escludo, perché, ripeto, è la stessa magistratura che giustamente comincia a porsi il problema di darsi le regole in questo. Io credo che sia oggi difficile a un magistrato che non sia garantito da una corrente o abbia una copertura politica fare carriera, avere un posto di responsabilità, a meno che non si tratti di personalità tipo, al di sopra, come dire, per la storia personale, per quello che hanno fatto, sono indiscutibile, quindi per loro non si pone questo tipo di problema, ma diciamo per la media questo problema c'è, lo dicono gli stessi magistrati, e questo è il senso